Gentili ascoltatori, buon pomeriggio da Bologna e l'atto finale dello scudetto 93-94, fra poco sapremo di chi sarà l'ultimo acuto, quello più importante, per poter cantare vincerò fra la Buckler di Bologna e la Scavolini di Pesaro. E la quinta partita della finale scudetto, 2-2 negli incontri precedenti, dunque tutta la stagione si decide in questi 40 minuti di gioco, in questa ora e mezzo in campo al Palazzo dello Sport di Bologna, super esaurito come sempre, ed è di Gus Binelli il primo canestro della partita per Bologna. Già importante vedere che Binelli c'è ed è reattivo, perché lui è stato uno degli assenti in questa finale scudetto rispetto alle attese, ma gli risponde da tre punti Walter Magnifico, ed anche questo è un segno per Valerio Bianchini e per la Scavolini, il segno che il suo capitano, il leader storico di Pesaro, è più reattivo e vivo che mai. Lui, che in trasferta di solito non rende al massimo, apre la partita con un canestro da tre punti. Sbaglia Binelli, il secondo tentativo, e c'è fallo di Claudio Coldebella. Arbitri Zancanella e Teofili, stand by Tullio. E Claudio Coldebella dunque in campo, rientra dopo due giornate di squalifica per lo scontro avuto con McLeod nel sottopassaggio di Pesaro, episodio misterioso che ha segnato questa finale scudetto. McLeod non c'è perché lui ha preso tre giornate di squalifica, e dunque la Scavolini manca di un americano. La Buckler è al completo con il rientro di Coldebella, molto importante per dare respiro a Roberto Brunamonti. La Scavolini in compenso recupera, ma vedremo in che condizioni, Pier Filippo Rossi, il suo giovane cambio per la regia. In quintetto vedete Rossano Bonaventuri, una rivelazione delle finali, rivelazione obbligata per Valerio Bianchini, con una squadra molto corta, pochi cambi rispetto alla Buckler infinita. Il tiro di Danilovic da tre, fuori la lotta a rimbalzo e c'è una gomitata, vediamo l'indicazione dell'arbitro Teofili, fallo in attacco per Ricky Morandotti, e dunque rimessa per la Scavolini. Formazione in maglia rossa, Scavolini Pesaro in campo con Gracis, Carton Myers, Bonaventuri, Magnifico e Garrett. Bianchini dunque sceglie un quintetto tradizionale, dando spazio al giovane 21enne Bonaventuri, che ha giocato più in queste finali scudetto che in tutta la stagione. La Buckler risponde con Coldebella, Danilovic, Morandotti, Sceni e Binelli, e va a segno Garrett. Alberto Bucci continua sulla linea di queste finali, non vuole inventare nulla, la sicurezza di chi ha lavorato bene per tutto l'anno, e continua sulla sua linea, quella che a Bologna d'altronde ha dato la prima posizione al termine della prima fase di campionato e l'ha portata alla finale. Danilovic al tiro e a segno Sasha Danilovic, i due grandi protagonisti al tiro della finale, Danilovic da una parte, Carton Myers dall'altra, ma due protagonisti anche, due vecchi campioni del basket italiano, Walter Magnifico per Pesaro e Roberto Brunamonti per la Buckler di Bologna. 5-4 per Pesaro dopo 2 minuti e 10 secondi di gioco di questa finale che si è rivelata più equilibrata e dunque più agonisticamente tesa del previsto. Il fallo di Gracis su Danilovic, 2-2, pareggio decisivo oggi. Bologna che veniva data favorita in partenza d'obbligo, la Scavolini era fra le outsider, già arrivare in finale è stato un grande risultato per Pesaro, ma è ovvio che non ci si accontenti mai, soprattutto se in panchina c'è un allenatore che ha già vinto tre scudetti con tre squadre diverse, e in campo ci sono giocatori che il profumo dello scudetto lo hanno già sentito. Garrett sbaglia la conclusione, lotta a rimbalzo, prevale ancora la Scavolini. E sotto i tabelloni finora Pesaro ha sempre giocato meglio, questa è una costante della finale. La Buckler ha avuto poco sia da Binelli che dall'americano Sceni. Tra l'altro Bucci insiste nella marcatura di Sceni su Garrett e Binelli su Magnifico, che non è stata esaltante nelle prove precedenti. Morandotti, Bonaventuri su di lui, Morandotti pesca molto bene Gus Binelli, assist di Morandotti per il pivot della Buckler. Binelli ha 30 anni, 2,13 m, ha giocato la miglior stagione della sua vita, ma nelle ultime partite di finale è stato limitato sempre dai falli. Carton Myers riapre per Gracis, il tiro da tre punti di Andrea Gracis va a segno e spegne gli entusiasmi del pubblico di Bologna. Torna avanti Pesaro, 8-6,
dopo 3 minuti e 40 secondi di gioco nel primo tempo. Scavolini che dimostra di voler essere in partita anche oggi. Il miracolo continua, dice Valerio Bianchini, mentre Bucci rappresenta la tranquilla forza della ragione, la sicurezza di chi sa di avere più armi da giocare a disposizione. Ricky Morandotti, ancora un tiro libero. Finora abbiamo dunque 3 punti di Gracis e Magnifico, 4 di Gus Binelli. Morandotti realizza i tiri liberi, parità. 3 minuti e 40 secondi di gioco nella partita che segna lo scudetto. La Scavolini ha sempre iniziato piuttosto bene a livello di quintetto di partenza, ha ben poco da invidiare a Bologna. Il problema comincia quando ci sono da mettere in campo i cambi, dove Bologna è nettamente superiore. La marcatura di Danilovic su Gracis e fallo in attacco fischiato a Myers, sul quale è andato Coldebella. E vediamo il replay, effettivamente il fallo di Carlton Myers, una spinta sull'avversario, visto chiaramente il replay propostoci dal regista Pasquale Saraceno. E Bologna in attacco con Danilovic, taglia Morandotti per ricevere, invece la palla arriva a Ras Sceni, ma c'è un intervento arbitrale ancora, fallo in attacco, e questa volta per Claudio Coldebella è già il secondo fallo per lui dopo 4 minuti e 20 secondi di gioco. Coldebella, ricordiamo, ancora al rientro dopo 2 giornate di squalifica. Allora adesso abbiamo la possibilità di vedere meglio le marcature di Bologna. Coldebella su Myers, come avevamo detto, è Garrett che va a realizzare. La marcatura più importante ovviamente è quella su Carlton Myers, che in questi ultimi tempi è diventato un diesel, tarda a mettersi in moto agli inizi di partita, pensa alla squadra, 0 tiri per lui finora, ma poi con il trascorrere dei minuti diventa sempre più devastante in attacco. Danilovic invece parte subito con 2 su 2, palla rubata anche per Bologna, Sceni da 3 fuori, lotta a rimbalzo, non riesce il tentativo di Danilovic, con 10 pari dunque al quinto minuto del primo tempo. Andrea Gracis per Bonaventuri, riceve ancora Gracis, e c'è stato già un cambio, ora Morandotti su Carlton Myers, ma ci sono molti adattamenti nella difesa di Bologna. La conclusione di Garrett è fuori, rimbalzo controllato da Morandotti, apre contropiede per Coldebella, arma molto importante per la Buckler, ora però deve rallentare, ricostruire il gioco. Bologna non ha saputo sfruttare in questa circostanza la velocità. Morandotti in entrata, infrazione di passi per Riccardo Morandotti, e indubbiamente Bucci vuole da Morandotti forzature anche in entrata, ma la possibilità di caricare di falli Bonaventuri, che è il meno esperto della formazione di Pesaro, per creare problemi di cambi a Bianchini. Vedremo se continuerà così. Tanto vedete Binelli costretto a seguire, Magnifico anche lontano dall'area, il tiro di Myers, il tap-in di Garrett, la palla recuperata dal pivot di Pesaro e possibilità per la Scavolini di rigiocarsi questa azione d'attacco sul 10 pari. Morandotti su Myers, Danilovic sul giocatore meno pericoloso, Bonaventuri, così fa meno fatica in difesa e può giocare di più in attacco. Fallo di Binelli su Walter Magnifico, va in lunetta dunque Walter Magnifico, autore finora di 3 punti con un canestro realizzato dalla linea di 6 e 25. Primi tiri liberi della partita per la Scavolini, punteggio ancora bloccato, Magnifico a segno. Scavolini 11, Buckler 10, avete visto i due allenatori Bianchini e Bucci. Bucci cerca il bis dello scudetto vinto con Bologna 10 anni fa, la Buckler campione d'Italia in carica, cerca un bis che non avviene nel basket dall'87, dagli anni d'oro di Milano. Per Bianchini invece sarebbe il secondo scudetto a Pesaro. Sbaglia Gracis, recupera palla Binelli per Claudio Coldebella, riparte la Buckler. Coldebella trova chiusa la difesa di Pesaro, è costretto ad impostare un'azione d'attacco
abbastanza elaborata. Ora il taglio di Danilovic, riceve, ma Gracis lo segue come un'ombra. La marcatura di Gracis su Danilovic è una delle armi più importanti di questa finale scudetto per Pesaro, ma alla fine Sasha Danilovic impone la sua classe, va a canestro e subisce fallo. Guardate il suo cambio di velocità, l'entrata di prepotenza anche contro i tentacoli di Dean Garrett, e Danilovic in lunetta con tiro libero supplementare. Danilovic finora 6 punti, 3 su 3 la percentuale al tiro, e realizza ancora, vantaggio Buckler dunque 13-12. Finora però siamo sempre punto a punto, 7 minuti giocati nel primo tempo. Morandotti più grosso su Carlton Myers, una marcatura di fisico questa. Evidentemente il problema è se Carlton Myers riesce a liberarsi in agilità, però vedete ci sono sempre adattamenti, e Walter Magnifico vuole giocare l'arma nuova di Pesaro, ancora il tiro da tre di Magnifico a segno, 2 su 2 dalla lunga distanza per Magnifico, giocatore di 2,09 metri che tira da fuori, insolito in Italia, si vede spesso invece in Europa. E qualche pasticcio su questa palla, Bologna riesce a mantenerla. Coldebella, l'entrata forzatissima, il fallo su Claudio Coldebella di Walter Magnifico. Giocati 7 minuti e 40 secondi. Scavolini Pesaro 15, Buckler Bologna 13, nessun cambio, il primo time out chiesto da Bologna, la linea Franco Lauro. Fiato sospeso dunque, tutta una città mobilitata per questa finale, ma anche un'altra città ferma davanti ai teleschermi. Pesaro petto in fuori e testa alta, Pesaro si conferma molto molto ostica per Bologna. Lucio Dalla. Pesaro è straordinaria, sta giocando veramente un grande basket, la partita naturalmente è apertissima, credo che la Buckler sia molto tesa, molto emotiva. Comunque Pesaro straordinario. Pesaro straordinaria, dice Lucio Dalla, una squadra che è stata più forte di ogni avversità, anche e soprattutto in questa finale scudetto. Vogliamo rimarcare il grandissimo lavoro che sta svolgendo anche in questa partita Rossano Buonaventura. Ricordava prima De Cleva, ha giocato più in queste finali quasi quasi che in tutta la stagione. Grande difesa su Ricky Morandotti e buon contributo anche negli schemi d'attacco. Ancora in campo dopo 8 minuti quasi di gioco. Fallo di Gracis in difesa. Non ci sono, da quello che possiamo vedere, no, non ci sono cambi per quanto riguarda la Scavolini e neppure per Bologna, dunque finora panchina inutilizzata da entrambe le parti. 8 minuti di gioco nel primo tempo, il tiro di Danilovic da 3 sul ferro, palla recuperata da Garrett, Scavolini in possesso di palla, 2 punti di vantaggio, 15-13, e chi pensava che alla quinta partita per Bologna fosse tutto facile, all'ennesima dimostrazione che questa finale scudetto non segue le linee tracciate in partenza, non era per nulla scontata, non lo è neppure adesso. Una Scavolini vitalissima, Gracis ora, vediamo il tentativo di entrata di Andrea Gracis, è fuori, e il canestro d'attacco e il rimbalzo d'attacco e canestro di Rossano Bonaventuri. È bravo, bravissimo questo ragazzo, ricordiamo ancora 20 anni, 2,05 metri, gran fisico ma pochissima esperienza. Sfrutta un'occasione d'oro e porta la Scavolini a più 4, 17-13 per Pesaro. Morandotti, pasticcia Morandotti, Bonaventura era caduto, c'era la possibilità di andare direttamente a canestro, e una palla persa e poi un fallo in attacco per Bologna. Terzo fallo di Claudio Coldebella che va in panchina, dunque dopo 9 minuti scarsi di gioco Coldebella in panchina con 3 falli a carico, 0 su 2 al tiro, 0 punti. È entrato l'eterno Roberto Brunamonti, 35 anni, l'uomo che ha dato la svolta alle ultime partite di Bologna, già in semifinale con Verona ma anche contro Pesaro in casa. Fallo ancora sulla penetrazione di Carlton Myers, ha subito un colpo, lo vedete a terra. Scavolini dunque in attacco con 4 punti di vantaggio, 17-13 il punteggio per Pesaro. 10 minuti e 54 secondi alla conclusione del primo tempo, vediamo Carlton Myers che poggia male il piede probabilmente.
ci sono i cambi chiamati ora da Alberto Bucci. Ancora entrano Carrera e Moretti, dunque già tre uomini del quintetto cambiati in un minuto per la Bacler di Bologna, mentre la Scavolini Pesaro insiste nel quintetto di partenza. Tiri liberi di Carlton Myers, finora 0 su 1 al tiro in 9 minuti, abbastanza inusuale, ma Myers è fatto così ormai, non è più l'egoista, il solista splendido ma eccessivo, è diventato uno che vuole giocare per la squadra e se la squadra va lui è disposto a mettersi in ombra, convinto, tanto prima o poi avranno bisogno di lui, arriveranno i suoi 5 minuti fantastici. Comunque ha realizzato il primo punto ed è il massimo vantaggio di Pesaro, 18-13. Rascini realizza per la Bacler, primi due punti della partita per lui, 1 su 3 al tiro. Ora Bruna Monti su Gracis, Moretti su Myers, Carrera su Magnifico, Carlton Myers in entrata trova ancora un fallo, fallo di Paolo Moretti, numero 9 di Bologna. Vediamo il replay, l'intervento di Moretti, ha cercato di strappar palla a Carlton Myers, rimessa in zona d'attacco per la Scavolini Pesaro con Andrea Gracis all'angolo a Myers in elevazione, sbaglia, recupera rimbalzo Flavio Carrera per Bruna Monti. Sasha Danilovic va sulla linea di fondo, subisce il fallo da Gracis, fallo di Andrea Gracis su Danilovic, il primo cambio chiamato da Valerio Bianchini, esce Gracis con tre falli, entra al suo posto con il numero 8 Fernando Labella, giovane italo-argentino 22 anni che ha acquistato sempre più spazio in squadra proprio in queste finali. 18 Scavolini, 15 Bacler, dunque 10 minuti esatti del primo tempo, servito Sceni, va a sbagliare la conclusione americano che non sta giocando una serie molto brillante, 1 su 4 al tiro per lui, riparte dunque la Scavolini, Magnifico a Labella, tre punti di vantaggio e palla in mano per la formazione allenata da Valerio Bianchini. Myers, palla persa per Pesaro e dunque Bologna che ha la possibilità di riportarsi sotto, un inizio di partita comunque in cui la Scavolini è stata sempre un pelino più avanti giocando, dimostrando grande solidità, mentre la Bacler non trova il contropiede che è una sua arma, gancio di Carrera e fortunata conclusione per Flavio Carrera, Bologna a meno 1, 18 Scavolini, 17 Bacler. Scontri feroci sotto canestro per uscire dai blocchi, è veramente una zona pericolosissima quella sotto canestro. La rimessa in zona d'attacco assegnata a Pesaro, Bonaventuri per Labella. Carlton Myers da tre punti, fuori il rimbalzo conteso fra Sceni e Garrett, il time out chiesto da Valerio Bianchini con la Scavolini avanti di 1, 8.46 al termine. Franco Lauro. Fuori del palazzo oltre 30 gradi, dentro è difficile dire quale sia la temperatura, mentre il pubblico è tutto in piedi per sostenere la Bacler. Uno dei motivi ricorrenti ed è il motivo caratterizzante di questa finale, ha potuto fare ricorso a tanti uomini della panchina già Alberto Bucci, un solo cambio invece da parte di Bianchini, Lucio Dallo. Ma guarda che le partite forse si vincono col quintetto che gioca, è strepitoso il quintetto della Scavolini perché non risente di tutti i guai e soprattutto sembra più organizzato, sta giocando a basket in maniera più intensa, più precisa, più metodica, stanno giocando al limite dei 30 secondi e soprattutto mi sembra fino a questo punto più determinata. È chiaro che la Bacler deve ancora mettersi in moto, non so come andrà a finire, mi sembra che comunque la Scavolini abbia fatto delle cose straordinarie. 18 punti la Scavolini, 17
la Buckler, non sono troppo pochi in 12 minuti quasi di gioco là dalla. Sì, sono pochi, d'altronde Myers è stato marcato benissimo finora. Sono tutte partite da scoprire secondo per secondo, però finora vedo la Scavolini ben organizzata e soprattutto sta giocando un basket voluto. E allora vediamo il sorpasso, Buckler 19, Scavolini 18, Danilovic 8:30 però da giocare ancora. E chiamo lo schema d'attacco, Labella. Per Danilovic sono 9 punti, miglior marcatore dell'incontro, 4 su 5 la sua percentuale al tiro. Labella in entrata, c'è un intervento arbitrale, fallo in attacco per la Scavolini, l'intervento dell'arbitro Teofili, fallo fischiato a Fernando Labella. Vediamo il replay, sfondamento su Danilovic e dunque la rimessa per la Buckler di Bologna, che ora ha un punto di vantaggio, 19-18, e il massimo vantaggio di Bologna è stato proprio un punto in un'altra occasione soltanto, 8-10 al termine del primo tempo. Servito molto bene Danilovic da Bruna Monti, pescato sotto canestro Danilovic, che sa giocare bene anche lì, soprattutto perché di solito viene marcato da avversari più bassi di lui. Risponde Walter Magnifico, ottima prova finora per il capitano della Scavolini Pesaro, 10 punti, 3 su 5 al tiro, miglior marcatore di Pesaro, 11 quelli di Danilovic. Controllato ora da Carlton Myers, la stoppata di Garrett, recupero però per Danilovic, Bruna Monti. Sceni aveva un po' di spazio, Rasceni non sfrutta la circostanza, Magnifico era andato a raddoppiare e Sceni doveva essere un po' più pronto nello sfruttare l'attimo di vantaggio per andare alla conclusione. Rasceni 1 su 5 al tiro, non è proprio la sua giornata, e Bologna prepara un cambio con Binelli, sbaglia anche Carlton Myers. E Carrera che va a concludere il contropiede di Bologna, 23-20 per la Buckler, ora massimo vantaggio. Bologna indubbiamente, quando riesce a giocare un po' più in velocità, non è facile fermare questa squadra, e ha tutti i giocatori molto solidi fisicamente. Vediamo ora Sceni contro Garrett. Garrett riapre per Bonaventuri che va al tiro da tre sul ferro, ma c'è fallo su di lui. È il fallo di Danilovic su Rossano Bonaventuri. E sottolineiamo questo, il campione fuori classe costretto a fermare irregolarmente il ragazzino. È uno dei dati di questa finale scudetto. Buckler 23, Scavolini 20, 6:29 da giocare. Ancora time out, la linea Franco Lauro. Il fallo era nell'angolo e oltre la linea dei 6:25, dunque 3 tiri liberi alla ripresa per Bonaventuri. Bucci ha dovuto fare affidamento quasi subito, comunque molto presto, come sempre, all'inossidabile capitano, al 35enne Bruna Monti. Dalla. Ma perché in questo tipo di partita c'è assolutamente bisogno di una mente che pensi, che organizza. In effetti ha fatto due aperture di contropiedi, ha dato un assist a Danilovic. Col De Bella, grande giocatore, un giocatore da marcatura, da difesa. A questo momento, a questo punto, alla Buckler serve pensare, cosa che sta facendo molto bene la Scavolini. Ma credo che mai ci sia stato un equilibrio così perfetto fra le due squadre come in questo momento. Anche se vedo la Buckler meglio organizzata. 23-20 dunque, Buckler che fa progressi in campo nell'organizzazione del gioco ed è comunque ancora lunga qui nel primo tempo, 6 primi. 29 secondi al termine, Bonaventuri in lunetta per 3 tiri liberi che potrebbero riavvicinare la Scavolini, il primo è a segno. E allora andiamo a vedere se continua a funzionare il buttafuori difensivo su Carlton Myers e se riescono a limitare i bolognesi il lavoro sotto canestro di Garrett, finora un gigante, e Magnifico che ha colpito all'inizio con due bombe, due canestri da oltre la linea dei 6:25. Ancora un tiro libero ed è a segno, 2 su 3, 23 Buckler, 22 Scavolini, dunque un punto soltanto da recuperare per Pesaro, 6:27. Ci sono 10 rimbalzi di Dean Garrett finora, dato molto importante ovviamente per valutare complessivamente la prestazione di Garrett, che magari ha sbagliato qualcosa in attacco, ma è su tutti i palloni vaganti. Scavolini in possesso di palla, un punto di vantaggio soltanto per Bologna, ora 23-22 il punteggio, 6 minuti e 15 secondi al termine. Fernando Labella
a chiamare lo schema d'attacco di Pesaro, che gioca, bisogna dire, con grandissima calma e lucidità, con molta sicurezza. Ora c'è vediamo l'indicazione arbitrale, c'è fallo in attacco di Walter Magnifico, che cercava di liberarsi di Flavio Carrera. La rimessa per Bologna dunque, rete Valerio Bianchini, chiama lo schema ora Paolo Moretti per Bruna Monti, poi va a prendere posizione sotto canestro, esce ancora Danilovic a ricevere, va a servire Carrera, la Buckler ha rinunciato a Sceni, ma ora perde palla Flavio Carrera, Bologna subisce più del previsto sotto i tabelloni. Carrera nel recupero riesce a sporcare il possesso di palla di Myers, rimessa in zona d'attacco per la Scavolini Pesaro con la Bella. Ricordiamo ancora la quinta partita della finale scudetto, soltanto in due occasioni si è arrivati alla quinta, e a Livorno vinse in trasferta Milano, a Milano vinse in trasferta Caserta. Questi sono i precedenti che a Bologna non vogliono neppure lontanamente ricordare. Walter Magnifico in lunetta, 5 minuti e mezzo al termine del primo tempo, Buckler 23, Scavolini 22, è sicuramente una partita di nervi con parecchi errori, ma il punteggio basso è dovuto anche al fatto che entrambe le squadre giocano un basket molto controllato, non vogliono forzare nulla, e abbiamo visto infatti pochissimo contropiede e pochissime soluzioni individuali, molto invece gioco organizzato. D'altronde le difese lavorano duro e la Scavolini è tornata avanti di 1, 24-23. Bruna Monti su Danilovic, c'è sempre Bonaventuri, tira da tre Danilovic, è fuori la sua conclusione, ennesimo rimbalzo per Garrett, che sta dominando sotto i tabelloni di Pesaro. La Bella si gioca fra l'altro in un clima di grandissimo caldo, questo incide ovviamente sulle energie dei giocatori, palla persa per Myers, che poi colto da nervosismo commette anche fallo su Danilovic, e Danilovic va in lunetta. Scavolini 24, Buckler 23, 4:50 da giocare, Bologna voleva l'intenzionale. Danilovic 11 punti, 5 su 8 la sua percentuale al tiro. Per Pesaro 12 punti di Walter Magnifico, 3 su 5 finora. 4 su 4 per la Buckler in lunetta, 7 su 9 per la Scavolini Pesaro. Ancora un tiro di Danilovic e sono 13 punti, miglior marcatore dell'incontro per la Buckler, invece per la Scavolini invece 12 punti di Magnifico, un pasticcio. Ora molte proteste da parte del pubblico e va la Scavolini in attacco con la Bella. Un punto da recuperare per Pesaro, l'entrata di Carton Myers continua a cercare falli. Fallo di Danilovic, il secondo. Myers 0 su 4 al tiro, ma comunque si rende pericoloso, crea problemi alla difesa avversaria. Ha subito già 4 falli, ma non sembra, almeno finora, in gran giornata. Carton Myers è stato il miglior giocatore della stagione sicuramente fra gli italiani, ha giocato un campionato stupendo, ha trascinato da solo la Scavolini alla vittoria in semifinale contro la Stefanel, è stato protagonista in questa serie finale, oggi ha cominciato male, 2 punti solo in 15 minuti, parità 25-25, Buckler in attacco con Danilovic per Moretti, che cerca la conclusione dalla linea di 6-25, non va, un rimbalzo d'attacco di Bologna, la stoppata di Garrett su Binelli, la rimessa assegnata alla formazione di casa bianconeri,
Brunamonti per Vinelli, riceve ancora Roberto Brunamonti, 4 minuti e 15 al termine, parità nella quinta partita da finale scudetto, dunque uno scudetto che dopo una stagione infinita si assegnerà negli ultimi minuti. Danilovic, Bonaventuri non può fare i miracoli contro Sasha Danilovic, lanciata a canestro, non fa canestro ma subisce fallo, fallo di Rossano Bonaventuri, è il secondo, andrà in lunetta Sasha Danilovic a 4 minuti dalla conclusione del primo tempo, la situazione di parità ancora, 13 punti realizzati finora da Danilovic, 5 su 5 dalla lunetta, Bologna che va avanti di 1 e realizza ancora, implacabile Danilovic, sfrutta tutte le occasioni a disposizione, 15 punti per lui sui 27 complessivi della squadra, riceve Myers, Scavolini che ha 2 punti da recuperare, Garrett non trova un compagno, appoggia su Bonaventuri, chiede ancora palla e non si capiscono, Bonaventuri è magnifico, palla persa per Pesaro, ma da sottolineare che Rossano Bonaventuri è in campo da 16 minuti all'inizio di stagione, probabilmente nessuno conosceva neppure la sua esistenza e sta giocando tra l'altro in difesa contro Danilovic, cercando almeno di reggere il confronto sul piano fisico. Danilovic sbaglia la conclusione, recupera la palla, riapre il gioco ancora la Buckler, Brunamonti si ferma davanti ai tentacoli di Garrett, ci prova Moretti da 3, sbaglia, recupera il rimbalzo Garrett. Beh, quando Garrett gioca così, quando Garrett è vivo e reattivo sotto i tabelloni, diventa un problema per gli avversari, perché ogni volta che vanno in entrata hanno paura della stoppata, non sono sicuri, dunque le percentuali di tiro inevitabilmente scendono, e anche in questo è importante Garrett, non solo nel prendere tantissimi rimbalzi. Bologna in attacco a 2 punti di vantaggio e palla in mano, dunque 2:40 al termine del primo tempo, Binelli va a sbagliare la conclusione, tira da fuori Binelli, i lunghi dovrebbero giocare anche sotto, fallo di Binelli e cambio chiamato da Valerio Bianchini, entra con il numero 4 Pier Filippo Rossi, rientra da un infortunio Rossi, vedremo quanto potrà giocare, c'è ancora time out, Buckler 27 Scavolini 25, 2:29 da giocare, la linea Franco Lauro. Troppi errori in attacco, Bologna non riesce a prendere il largo, Pesaro difende benissimo e ha un campione come Garrett che oggi è in giornata, non ha invece in giornata almeno per il momento e fino a questo momento Carton Myers, su cui stanno chiudendo bene in difesa. Dalla, ma in realtà questo era il momento favorevole alla Buckler, ha avuto una flessione la Scavolini, magnifico e molto stanco, e se la Buckler non ha preso un certo numero di punti di vantaggio, questo è un sintomo di non salute, credo emotiva, la partita è diventata non bella, è una lotta di nervi ormai, sì, non è una partita da finale, migliorerà speriamo, le finali in genere concedono questo tipo di spettacoli, quando la posta in palio è altissima, si segna poco, prevalgono le difese, c'è molto nervosismo e piuttosto che cercare magari la soluzione ideale si va a forzare come è stato fatto pochi istanti fa da Bologna in attacco e a commettere errori che altrimenti non si commetterebbero. E comunque 27-26, Carton Myers, un tiro libero ancora, può impattare a 2:29, commovente l'impegno della Scavolini, non va il secondo, commovente davvero, ora in campo Pier Filippo Rossi e vediamo se riesce a rendere, non è al 100% della condizione, intanto va a chiudere su Brunamonti. Bologna dunque riprende con un punto di vantaggio, 2 minuti e 15 secondi alla conclusione del primo tempo, Paolo Moretti al tiro, fuori, ancora lotta feroce, rimbalzo, l'intervento arbitrale, c'è fallo fischiato a Walter Magnifico e per Magnifico terzo fallo, questo è un problema sicuramente per Valerio Bianchini, è pronto a entrare Ario Costa,
al posto di Walter Magnifico. Magnifico finora 12 punti, è stato il migliore in campo sicuramente per la Scavolini. Comunque aveva anche bisogno di un po' di respiro Walter Magnifico. Entra Costa, dunque Pesaro con due centri in campo, Garrett e Costa, Rascini, lunetta, due punti soli, 1 su 5 al tiro, realizza almeno i tiri liberi, Bologna più 2, 28 a 26, 2 minuti e 9 al termine. È una partita durissima questa, ovviamente difficile immaginare di poter vedere spettacolo di grande basket, perché qui si gioca sui nervi e sulla paura e nessuno rischia di fare qualche numero spettacolare per mettere magari in discussione il risultato, che è sempre punto a punto. Ma il basket è anche questo, e anche questo confronto fisico, questo lavoro duro delle difese. Kattelmeyers sbaglia un canestro che non avrebbe mai sbagliato, recupera rimbalzo d'attacco e va a segno. Sono 5 punti per lui, 1 su 6 al tiro, dunque il primo canestro su azione della partita questo, ed è incredibile dopo 18 minuti di gioco, 29-28 per Bologna. La stoppata di Garrett su Danilovic non è regolare, dice l'arbitro Teofili. Secondo fallo dunque per Dean Garrett e tiri liberi a disposizione per Danilovic, miglior realizzatore dell'incontro finora con 15 punti. Bologna 9 su 9 dalla lunetta, e questo è il primo errore anche per Danilovic, che aveva 5 su 5 finora, mentre la Scavolini ha 9 su 13. La partita che si deciderà dunque alla distanza, e vedremo se conterà avere una panchina più lunga o se conterà soltanto avere più cuore, più risorse nascoste e inimmaginabili di energia, come spera Pesaro. Bonaventuri un po' in difficoltà, Bonaventuri a trovare un compagno da servire, tenta Sceni l'intervento d'anticipo su Garrett, mantiene palla Pesaro, Bonaventuri va in entrata e subisce il fallo da Binelli, fallo di Gus Binelli a 1 minuto e 9 secondi dal termine. Buckler 30, Scavolini 28, Bonaventuri in lunetta, 2 punti realizzati a 2 su 3 ai tiri liberi. Bucci chiama cambio, esce Binelli, entra al suo posto Flavio Carrera. Vedete, nella favola della finale scudetto di Pesaro, in questa storia come la racconta Valerio Bianchini, di una guerra impossibile, sicuramente Bonaventuri è uno dei miracolati della finale, a dimostrazione comunque come ragazzi giovani di talento, se vengono lanciati nella mischia, rispondono bene, e c'è dunque la possibilità, l'opportunità di valorizzarli, anche se ovviamente non ci si può aspettare che vinca lui la finale. Bonaventuri si sta facendo sentire in campo e questo è già importante. Il gancio di Carrera, l'intervento di Garrett spazza il tabellone ma recupera palla Danilovic, e dunque Bologna in possesso di palla con Bruno Monti che scarica per Flavio Carrera. Non c'è canestro di Carrera, ma c'è l'intervento arbitrale, il fallo di Garrett, il terzo fallo di Dean Garrett. Vediamo il replay mentre ci sono un po' di proteste. Il cambio chiamato da Valerio Bianchini, entra il numero 9 Filippo Volpato, e questa è una novità assoluta, 0 minuti giocati finora in finale, ancora un ragazzo del vivaio, 20 anni Volpato, 2,7 metri, considerato il futuro Walter Magnifico, ma zero esperienza, va in campo per questi ultimi 38 secondi sul punteggio di 30 a 28 per la Buckler. Flavio Carrera, ancora un tiro libero che va questa volta a segno. Bianchini ha problemi di falli con Garrett, Magnifico e Gracis a quota 3 già alla fine del primo tempo, e anche su questo ovviamente si fonda la tranquilla sicurezza di Alberto Bucci della Buckler. Palla rubata, Bruno Monti a Danilovic, 20 secondi al termine del primo tempo, e così
dovrebbe giocare Bologna nei sogni del suo allenatore. Danilovic lanciato in velocità, è un carro armato irrefrenabile e Pesaro ci prova in qualche maniera con Rossi, rimessa in zona d'attacco, 33 Buckler, 28 Scavolini. Beh, Pesaro finisce il primo tempo con in campo Rossi, Volpato, Bonaventuri, Myers e Costa, 3 di questi 5 non hanno giocato quasi mai. Finisce il primo tempo dunque, Buckler, Bologna 33, Scavolini Pesaro 28. Penetra e scarica per Bruna Monti, su quale c'è l'intervento di Carlton Myers, riceve Carrera, un tiraccio il suo, palla contesa sotto canestro e c'è l'intervento arbitrale, il fallo fischiato in attacco a Carrera, dunque gratis per la Scavolini. In campo la Buckler, ha messo Bruna Monti, Danilovic, Morandotti, Carrera e Sceni, mentre la Scavolini Pesaro ha gratis Carlton Myers, Bonaventuri, Magnifico e Garrett. Garrett, lo ricordiamo, 12 rimbalzi nel corso del primo tempo, ma il dato più sorprendente sicuramente, anche se è per esperti ma lo possono capire tutti nella sua semplicità matematica, la valutazione, l'indice di valutazione della prova di Carlton Myers nel primo tempo è -2. 5 palle perse, 1 su 6 la percentuale al tiro di questo giocatore, che è sicuramente da quest'anno il miglior giocatore italiano, ma oggi finora non è riuscito ad interpretare la partita nel modo giusto, ed è solo per questo che la Buckler è in vantaggio, ma anche per questa splendida penetrazione di Roberto Bruna Monti, l'intramontabile campione di Bologna, che porta la Buckler a +7, 35 a 28 il punteggio. Giocato un minuto nel corso della ripresa, Garrett per Walter Magnifico, su di lui c'è Carrera, Magnifico cerca di rovesciare fronte, ruba palla a Morandotti, apre per Danilovic che va a segno. Ebbene, questo è il primo momento significativo di break fra le due squadre, con Bologna che va a +9, 37 a 28 il punteggio all'inizio di ripresa, 1 minuto e 40 secondi giocati, palla rubata, dunque Bologna esce dagli spogliatoi con più determinazione, più convinzione. Bianchini voleva inserire Rossi ma ha cambiato idea. Buckler in possesso di palla, Bruna Monti per Morandotti, l'intervento arbitrale, il fallo su Morandotti dopo 2 minuti di gioco nel secondo tempo. Buckler Bologna 37, Scavolini Pesaro 28, 9 punti di vantaggio e palla in mano. Time out chiesto da Valerio Bianchini. Franco. Sì, è il primo break importante questo per la Virtus, ma è ancora lunga, 17:59. Lucio Dalla, a questo punto Pesaro ha una situazione molto difficile anche per i falli personali. Credo che la tattica sia quella di entrare e caricare di falli soprattutto Garrett, che ne ha 3, e Myers. Vedo Magnifico molto stanco, credo che sia il giocatore più straordinario di questa serie di finali, ma il problema è che non hanno cambi, e penso che la Virtus entrerà, cercherà di forzare per prendere i falli a suo favore. Questa è l'opinione di Lucio Dalla. E allora 17:59, 37 a 28, può ulteriormente allungare il passo la Virtus, ma è bene ribadirlo una volta di più, merita il massimo rispetto, la massima stima, la massima considerazione questa Scavolini, straordinaria protagonista di una finale che non ha dato il suo verdetto neanche in 160 minuti, la e che continua. Segno sulla palla servita da Roberto Bruna Monti, Bologna che va al massimo vantaggio della partita, ruba palla sulla rimessa, +10, 39 a 28, scusate, +11 per Bologna. 2 minuti e mezzo di gioco nella ripresa, Bruna Monti al tiro, fuori, recupero di Carlton Myers, inizio di ripresa dunque con un 6 a 0 della Buckler, sbaglia la Scavolini, c'è fallo su Carrera,
fallo di Garrett, cambio chiamato da Valerio Bianchini. Pesaro sta vivendo un momento estremamente difficile. Garrett discute con Rossi, ma Garrett ha commesso il suo quarto fallo, va in panchina. In precedenza è stato anche responsabile di qualche nefandezza, oltre che, come abbiamo detto, di grandi rimbalzi. Va in panchina ora Garrett. 2 minuti e 40 di gioco nella ripresa, con un parziale di 6-0 per la Buckler, che è andata più 11 e a palla in mano. Questo può essere il break della partita, canestro anche di Sceni, che finora aveva fatto ben poco. Bologna comincia a sognare, ma ovviamente a 17 minuti dalla conclusione nulla è sicuro e nulla è scontato. La Scavolini ha già dimostrato di non darsi mai per vinta. Ora Bianchini spera in Pierfilippo Rossi per un po' di energie fresche. C'è ancora una palla recuperata, Danilovic a schiacciare Sasha Danilovic, la Buckler prende il largo 43-28 per Bologna. Vedete questa palla recuperata a terra da Morandotti, va a più 15 Bologna, 43-28, 16-23 al termine e parziale di 10-0 all'inizio di ripresa per spezzare la partita. Valerio Bianchini gioca la carta dell'esperienza di Andrea Gracis, richiama in panchina Rossano Bonaventuri. È il momento in cui ovviamente la Scavolini deve giocare tutte le sue carte, ha qualche problema di falli, ma non può tenere in panchina i suoi uomini migliori per cercare di riaprire questo confronto. Bologna è uscita dagli spogliatoi feroce, ha infilato un parziale di 10-0 ed ora la Scavolini spera in questo. Carlton Myers, se rinasce, come sembra indicare questo canestro da tre, il primo per lui della partita. Se rinasce Myers, Pesaro può ancora sperare. 43-31, il primo canestro da lontano di Carlton Myers, l'abbiamo detto, giocatore che alla distanza cresce e migliora sempre. Fallo di Rossi su Brunamonti, rimessa in zona d'attacco Buckler, Roberto Brunamonti per Flavio Carrera. 12 punti di vantaggio dunque per Bologna. E possesso di palla, c'è l'intervento di Gracis su Morandotti, il fallo indicato dall'arbitro Zancanella, quinto fallo per Andrea Gracis. E Valerio Bianchini ha giocato la carta della disperazione mettendo in campo Gracis, ma l'ha avuto a disposizione solo qualche attimo. Ora veramente tutto si complica, ogni minuto è in salita per Pesaro, perché deve recuperare 12 punti, ha meno panchina, ha perso un uomo importantissimo come Andrea Gracis per falli, e dunque per la Scavolini questa quinta partita della finale scudetto si sta facendo sempre più difficile. Sbaglia Brunamonti, recupera la palla a Rossi, la Buckler può giocare con più calma, con più tranquillità. Ora sbaglia ancora Pesaro, Brunamonti apre per Danilovic a Morandotti, che va a schiacciare quando fa viaggiare la palla veloce. Bologna è inarrestabile, Pesaro non riesce a organizzare la difesa, la schiacciata di Morandotti. Ed ora Dalla nel primo tempo ha detto non è una bella partita, ora probabilmente avrà cambiato idea, anche perché essendo lui tifoso Virtus ha visto dei bei numeri della sua squadra. Buckler che è tornata a più 14, 45-31, ci prova disperatamente Rossi ma non c'è canestro, c'è però fallo per la difesa di Bologna e i cambi chiamati da entrambe le parti. Entra Coldebella e Moretti nella Buckler per Brunamonti e Morandotti, la Bella per Rossi nella Scavolini Pesaro. 14 minuti e 51 secondi alla conclusione della partita dunque per assegnare lo scudetto del basket 93-94, per assegnare la Luxottica Cup, con Bologna che ha girato la partita. Primo tempo di assoluto equilibrio con un finale a più 5 per la Buckler, frutto di un ultimi paio di minuti superiori. Scavolini in difficoltà all'inizio di ripresa, ora c'è fallo di Carrera.
Scavellini che ora deve riorganizzare le idee e probabilmente chiedere a Carlton Myers di tornare ad essere il campione che fa sempre canestro, l'uomo immarcabile, il killer che abbiamo visto in tante partite di questa stagione. Carlton Myers nel primo tempo invece, come vi abbiamo detto, si è visto ben poco, 1 su 6 al tiro. Ora realizza i tiri liberi Myers, 10 punti complessivamente, 45-33 per Bologna, 14 minuti e mezzo alla conclusione, finale scudetto che propone le squadre che hanno chiuso al primo e al secondo posto anche la fase regolare, ma mentre Bologna fin dal primo giorno era partita con i favori del pronostico, la Scavolini ha iniziato male questa stagione, anche malissimo, ricordiamo la seconda partita a Trieste, addirittura una meno 34, ma nel girone di ritorno, quando Valerio Bianchini ha potuto approfondire il suo lavoro su una squadra largamente rinnovata, molti giovani, stranieri cambiati, la crescita impetuosa di Carlton Myers a spostare gli equilibri. Quando Bianchini ha potuto lavorare, Pesaro è cresciuta, è stata la rivelazione dei play-off raggiungendo le finali. Ora però, alla quinta partita, sembra che la logica stia tornando a prevalere, la logica diceva che la Buckler è più forte, ma ci sono 14 minuti, Bianchini ne ha fatti di miracoli in questa, anche in questa finale, spera ancora, ci prova La Bella dalla lunga distanza, Fernando La Bella va a realizzare 46-36, 10 punti di vantaggio Buckler, 14 minuti al termine dell'incontro, grande entusiasmo ovviamente per i tifosi di Bologna, l'intervento di Bonaventuri su Danilovic e fallo di Rossano Bonaventuri ed è il terzo fallo. Danilovic, miglior realizzatore dell'incontro con 23 punti, esaurito il bonus per Pesaro e Danilovic in lunetta, finora 7 su 9 ai tiri liberi. Ancora un tiro per lui, Bologna sta vincendo, ha avuto 0 su 2 da Coldebella, 0 su 3 da Moretti, 2 su 6 da Vinelli, 3 su 7 da Sceni, diamo tutto dati abbastanza modesti per dire che l'impatto fondamentale sulla partita lo ha avuto Danilovic che ha realizzato 24 dei 47 punti della squadra. Carlton Myers per Magnifico, il raddoppio, riesce a mantenere palla comunque Pesaro e c'è un intervento su Magnifico sanzionato dagli arbitri, fallo di Flavio Carrera e quarto fallo di Carrera e Bucci dalla sua panchina ripropone Binelli per Carrera. Buckler a più 11, 13-38 al termine. Siamo uno straordinario Danilovic da una parte, dall'altra è mancato Carlton Myers rispetto alle precedenti partite. Allora, vedete, è costretto a forzare ancora, poi in qualche maniera riesce a riaprire il gioco. Palla per Fernando La Bella. Myers, due uomini su di lui, va il tiro da tre, a segno Carlton Myers e questa è la conferma ancora una volta della classe di questo ragazzo che in crescita impetuosa ormai da anni brucia tutti i traguardi che gli vengono messi davanti. 22 anni. Prima ci si chiedeva sarà in grado di giocare in A2, poi sarà in grado di giocare in A1. Beh, a questo punto l'unico interrogativo per lui è sarà in grado di essere il leader anche in nazionale e il prossimo anno di essere protagonista nell'Euroclub. Ma ogni anno fa tanti e tali progressi Myers che crediamo che risponderà a tutti gli interrogativi. Buckler a più 8, dunque Scavolini in recupero dopo lo sbandamento all'inizio di ripresa che aveva portato Bologna a più 15, la dimostrazione che Pesaro crede ancora a questa partita. C'è anche da come attacca, ancora con ordine, con lucidità, senza forzare troppo. Danilovic questa volta non sbaglia dalla lunetta, 9 su 12 finora per lui. 13 minuti comunque ancora da giocare e sono tanti. Danilovic 26 punti, Bologna più 10, 49-39. Carlton Myers, c'è Coldebella su di lui, va ancora il tiro da tre, sfortunato questa volta, non controlla il rimbalzo Sceni,
aveva la palla fra le mani, palla buttata al vento. Rimessa in zona d'attacco dunque per la Scavolini Pesaro. Bonaventuri per la Bella. A Myers. Penetra, scarica, si prova Bonaventuri da tre, va a realizzare. Canestro dalla linea di 6-25 di Rossano Bonaventuri. Danilovic in entrata. Non c'è canestro ma c'è fallo, dovrebbe essere di Ario Costa. 49-42 per Bologna. Dimezzato lo svantaggio. E Carlton Myers per una volta ha fatto quello che avevamo annunciato, un primo tempo per la squadra, magari in ombra, ma poi ha i suoi 5 minuti fantastici e ha rimesso Pesaro in linea di galleggiamento. E ora Danilovic non deve sbagliare dalla lunetta. Buckler a più 15, sognava forse lo scudetto, ma la Scavolini ha ancora denti per mordere. 28 punti di Danilovic, 51-42 il punteggio per la Buckler Bologna e mancano 12 minuti e mezzo al termine. Lo scorso anno Bologna vinse lo scudetto contro la Benetton Treviso in una finale secca 3-0, l'ultima partita addirittura senza storia dopo 10 minuti. Beh, oggi questa finale si decide come è giusto in una partita di grande intensità. Fallo di Sceni dopo il tiro, ha rimesso in zona d'attacco per la formazione di Pesaro. Bonus esaurito anche per Bologna. La Bella, magnifico. Costa servito sotto canestro, attimo di esitazione, deviazione per la difesa di Bologna. Rimessa in zona d'attacco per la Scavolini Pesaro dunque. Rossano Bonaventuri si incarica e sicuramente in questa partita Pesaro sente pesante l'assenza di George McLeod, ma bisogna dire che la Buckler non ha avuto moltissimo da Col de Bella, oltre a un lavoro in difesa su Myers. 0 punti, 0 su 2 al tiro. La Bella va in entrata, stoppato da Binelli. L'iniziativa un po' avventurosa quella di La Bella e la Buckler si stende in contropiede, va a segno con Paolo Moretti. E ancora una volta, se Bologna riesce a giocare in velocità, dimostra di avere un'arma in più, mentre Pesaro ha questo. E il terzo canestro di Carlton Myers da almeno 7 metri, canestro pesante. La Scavolini resta in corsa grazie al secondo tempo di Carlton Myers. 16 punti con 3 canestri dalla linea dei 6-25. Bologna non riesce dunque a staccare. Moretti, 8 punti di vantaggio comunque, palla in mano per la Buckler. 11 minuti e 10 al termine. Fallo in attacco di Col de Bella su Carlton Myers. Dovrebbe essere il quarto fallo di Claudio Col de Bella. Fallo di Col de Bella. Rimessa a Scavolini. La Bella. Mancano 11 minuti al termine. 11 minuti di speranza ancora per Pesaro, due uomini su Myers, la stoppata di Binelli, poi però c'è un intervento arbitrale. Vediamo la decisione, perché Zancanella aveva data per buona la stoppata di Binelli. Teofili fischia fallo a Danilovic, fallo a Danilovic, terzo fallo per Sasha Danilovic. A 10:56 dal termine, Carlton Myers va in lunetta con 8 punti da recuperare per la Scavolini Pesaro contro la Buckler Bologna. Bologna che vive sullo splendido inizio di ripresa, un parziale di 10-0. Ancora un tiro per Myers, sono 17 punti per lui, frutto di un grande inizio di ripresa. Nel primo tempo aveva segnato 5 punti, ne ha messi a segno 13 in 9 minuti. Nel secondo tempo 53-47, la Scavolini rosicchia punto su punto, minuto su minuto, e per Bologna la partita torna ad essere difficile, torna ad essere pesante. Ora una liberazione, questo canestro di Sceni dalla linea dei 6-25. Carlton Myers sul ferro, recupero di Bruna Monti. Sono 9 punti per Bologna,
56-47, non avesse segnato Sceni il tiro precedente, veramente la Buckler avrebbe cominciato ad avere paura. Vedete che la Scavolini si è rifugiata a zona, problemi di falli, anche problemi di tenuta fisica reale, una deviazione sulla palla che Bruna Monti aveva destinato a Sceni, ha rimessa in zona d'attacco Buckler, ma solo 6 secondi per concludere questa azione. 10 minuti al termine invece, siamo alla metà della ripresa, 10 minuti da giocare per assegnare lo scudetto, con Bologna avanti di 9 ma Pesaro in possesso di palla. Carton Myers va sulla linea di fondo, due uomini su di lui, Danilovic e Sceni, viene quasi spinto fuori dalla linea laterale, l'arbitro Zancanella comunque era lì ed ha visto palla persa per la Scavolini. Vediamo anche il replay, vedete Carton Myers raddoppiato, non riesce a gestire la palla, palla persa per Pesaro dunque. Moretti a Bruna Monti per Danilovic, a Sceni, classica zona 2-3 per la Scavolini. Il tiro di Moretti a segno, il canestro di Paolo Moretti. Mancavano a Bologna i suoi punti che arrivano in un momento estremamente delicato. Bologna, dopo aver sofferto con la Scavolini a meno 6, è tornata ora a più 12, 59-47. Bianchini in panchina agitatissimo perché vede svanire il sogno di un recupero, chiede time out Bianchini. Bologna in possesso di palla con 12 punti di vantaggio, 8:56 da giocare. Buckler non ha avuto paura quando ha sentito i passi pesanti in risalita di Pesaro. Bruna Monti al tiro, fuori, rimbalzo d'attacco di Sceni. Bianchini è pronto a far rientrare Garrett, gli servono i suoi centimetri sotto canestro. Moretti, il tiro era libero, Moretti sbaglia però la conclusione, Binelli riesce a deviare la palla per riproporre in attacco la Buckler. 8:20 da giocare, Bologna più 12, palla in mano, è la seconda volta che Bologna può dire di sentire molto vicino lo scudetto, ma non è detto che la Scavolini ancora una volta non abbia le energie per rimettere tutto in discussione. Time out a 8:13 dal termine con 12 punti di vantaggio Buckler. Franco Lauro. E intanto Ciastelli. Realizza Binelli anche il secondo tiro libero a disposizione, dunque Bologna torna a più 14, massimo vantaggio che era stato di 15 all'inizio di ripresa, poi Scavolini in risalita fino a meno 6. Buckler ha ripreso il controllo dell'incontro, ora Bucci ha messo in campo anche Giampiero Savio per fermare Myers, ma non ci riesce. Carton Myers 20 punti, 15 nel secondo tempo per lui, ora sta facendo l'impossibile per tenere in gara Pesaro. Carton Myers, è entrato Garrett come avevamo detto prima del time out, Moretti sbaglia la conclusione, parte in velocità Labella e va a realizzare Fernando Labella mentre c'è un infortunio a Rasceni, zoppica visibilmente sulla gamba sinistra Sceni. 7:20 al termine, 61-51, rientrerà Pierfilippo Rossi nella Scavolini mentre Sceni va al tiro e lo sbaglia, tap-in di Binelli fuori e Pesaro riparte con Carton Myers, velocissimo, eccezionale sul piano fisico questa conclusione di Carton Myers che subisce anche fallo. E attenzione ancora una volta, Pesaro rimette in discussione la partita, è tornata a meno 8 e avrà un tiro libero, ancora time out, 61-53, 7 minuti da giocare. Franco Lauro. Non si può mai dare per facente come non molla mai, è un bel film, un thrilling che non si smentisce dalla... Ma assolutamente, ultra preparato ma anche coraggioso e soprattutto divertente per tutte le cose che propone. Ottimo, 61-53 allora, vediamo Carton Myers che ha il tiro libero supplementare e non lo sbaglia. 61 Buckler Bologna, 54 Scavolini, restate con noi fino al termine perché questa partita promette ancora emozioni a grappoli. 7 minuti da giocare, 7 punti da recuperare per Pesaro. Sono 23 punti di Carton Myers che ha subito qualcosa come 11 falli, d'altra parte Danilovic ne ha subiti 12. Un altro dato statistico importante, sono 19 palle recuperate di Bologna contro 7 palle perse e questo ha consentito ovviamente alla Buckler di avere
più possibilità di andare a tiro. Fallo di Garrett, è quinto fallo di Dean Garrett. Comincia a diventare pesantissima la situazione di Pesaro. Fuori Garrett, dopo Gracis, Dean Garrett va in panchina. 15 rimbalzi conquistati, ma solo 6 punti per Garrett. Mentre Carlton Myers è passato da una valutazione di meno 2 a fine del primo tempo a un 25, per dire che nella ripresa ha fatto veramente di tutto Binelli, ma non si può vincere da soli contro una squadra solida come la Buckler. 63 a 54, più 9 per Bologna, e comunque per due volte la Scavolini ha dimezzato uno svantaggio che avrebbe potuto ucciderla sul piano nervoso. Dunque dimostra voglia di combattere, riceve Magnifico, va al tiro, buona posizione ma sbaglia la conclusione Magnifico, lotta a rimbalzo e emerge Bruna Monti in possesso di palla. 6 minuti da giocare, Bruna Monti giustamente rallenta il ritmo. 9 punti di vantaggio, palla in mano, e Danilovic in possesso di palla ha accorciato decisamente la squadra Bucci, anche perché dai suoi lunghi non ha avuto moltissimo. Ora in campo Bruna Monti, Savio, Danilovic con Morandotti come secondo lungo e Binelli sotto canestro. Danilovic ancora in lunetta, 12 su 15 ai tiri liberi per Sasha Danilovic, che è miglior realizzatore dell'incontro con 29 punti contro 23 di Carlton Myers. Più 10 Buckler. Sbaglia il secondo tiro libero Danilovic. 5:58 da giocare, 10 punti di vantaggio per la Buckler. Ora per la Scavolini comincia a essere il momento di dover forzare qualcosa, ed è una palla persa per la Bella, per Rossi. Ora c'è Rossi su Bruna Monti, c'è anche la Bella in campo. La Scavolini ha un quintetto forse più basso ancora di quello di Bologna. Quintetto tutto italiano dopo l'uscita per 5 falli di Garrett. Morandotti controllato da Magnifico, va a forzare l'entrata sulla linea di fondo e c'è fallo di Walter Magnifico, ed è quinto fallo anche per Magnifico. Beh, più che mai la logica in questo momento ci dice che questo finale scudetto è finito, perché mancano 5 minuti e 25 secondi al termine. Bologna ha 10 punti di vantaggio, ma Pesaro ha perso per raggiunto il limite di falli. Gracis, Garrett e Magnifico, cioè tre uomini di un quintetto che già aveva problemi di cambi. Ora Valerio Bianchini gioca la quinta partita della finale scudetto, gli ultimi minuti decisivi con 11 punti da recuperare, e con in campo Rossi, La Bella, Bonaventuri, Myers e Ario Costa, con Bonaventuri che dovrà giocare come secondo lungo. E Bologna può battere questa squadra sul piano fisico, sul piano dell'esperienza, e oltretutto parte con 11 punti di vantaggio. 65-54, 5-10 al termine, ma Valerio Bianchini continua a dire che bisogna credere a tutto, e intanto Costa recupera il rimbalzo, rilancia Myers. Vedremo cosa farà Carlton Myers, a questo punto veramente deve fare tutto lui. Va a servire la Bella, Rossi è libero per il tiro da 3 punti, non va. La palla per Binelli, l'errore dalla lunga distanza di Pier Filippo Rossi, che ha 0 su 3 al tiro oggi. Guardate, Rossi su Bruna Monti, ma soprattutto la Bella su Danilovic, marcatura impossibile sul piano del rapporto fisico, non vogliamo parlare di classe. Servito Binelli, su di lui c'è Costa, va al tiro Binelli, lo sbaglia, ma c'è un intervento arbitrale, fallo di Ario Costa su Gus Binelli, secondo fallo per Costa. 4:24 al termine, ormai siamo vicini ad assegnare lo scudetto della stagione 93-94, una grande stagione di basket con Bologna assoluta protagonista, una stagione in cui magari è mancato qualcosa in campo europeo, la Buckler eliminata nei quarti di finale dell'Euroclub dall'Olympiacos in una sfida impossibile con un solo straniero. Ricordiamo la Benetton deludente, ma che ha conquistato invece la Coppa Italia e poi questi playoff, una serie bellissima
che si conclude in questi ultimi 4 minuti e 20 con la Buckler vicina allo scudetto bis. Va a segno Rossi. Ascavolini cerca di restare in partita, di tenere aperta questa contesa che si sta facendo sempre più difficile. 67-56, 4 minuti al termine. Serve lucidità a Bologna, calma, e Brunamonti la può garantire. Ci sono per Bologna in campo uomini di esperienza, Brunamonti, Savio, Binelli, mentre la Scavolini ha tutto ragazzini. Bonaventuri, Carlton Myers per Rossi, passaggio un po' troppo alto e palla persa per la Scavolini, che d'altronde è costretta ora ad accelerare il ritmo, a forzare le situazioni se vuole credere ancora in un possibile recupero. Bucci inserisce ora Moretti per Giampiero Savio. Brunamonti possesso di palla. Buckler 67, Scavolini 56. 3 minuti e mezzo al termine. Ricordiamo Bologna, campione d'Italia in carica. Lo scorso anno vinse 3-0 contro la Benetton di Treviso. Non succedeva da 6 anni, dall'87, che una squadra vincesse 2 scudetti di fila, a dimostrazione del grande equilibrio del campionato italiano. In questi anni ha vinto 2 volte Pesaro, ha vinto Bologna, ha vinto Caserta, e Bologna dunque con quest'anno sembra stabilire una sua supremazia, che ovviamente verrà poi messa in discussione anche nel corso dell'estate con il mercato, con manovre di rafforzamento, con i cambiamenti che ci saranno in molte società. Buckler 68, Scavolini 56, 3:23, ancora da giocare. Abbiamo ricordato i prossimi molti impegni del basket, le finali juniores la prossima settimana a Treviso. Ricordiamo anche la Summer League italiana ad Arese dal 6 all'11 giugno, fra 6 squadre di Serie A. Per provare nuovi stranieri ci sarà anche John Havlicek, e ci sarà anche Chris, ci sarà anche John Havlicek, stella dei professionisti americani negli anni 50, uno dei grandi del basket americano. Suo figlio Chris proverà con la Cagiva di Varese. Buckler in attacco, 10 punti di vantaggio, 68-58, 2 minuti e mezzo ancora per la conclusione della finale scudetto. La partita infinita, 5 atti per assegnare il titolo, con la Scavolini che ha vinto i due confronti a Pesaro, ha perso a Bologna. Fallo di Carlton Myers, esce fra gli applausi, almeno questo possiamo sottolineare in positivo in una finale che ha avuto anche molti veleni. Esce fra gli applausi del pubblico di Bologna Carlton Myers, autore di 23 punti, 6 su 16 al tiro, 8 su 11 dalla lunetta. Poco nel primo tempo, molto nel secondo, quando ha voluto disperatamente credere nella possibilità per la Scavolini di restare in partita. Carlton Myers ha riportato Pesaro sotto quando doveva recuperare 15 punti, l'ha portata a meno 6, ci ha riprovato ancora quando è tornata a meno 14 da Scavolini, ma non poteva fare tutto lui. Ed ora in questo finale per Bianchini la situazione ovviamente diventa impossibile. È entrato Volpato, sta giocando con una squadra quasi juniores. Gli ultimi minuti dell'incontro, la Scavolini, Bologna si sente campione, e Ario Costa fa l'impossibile, va a realizzare dalla lunga distanza. 70-60 per la Buckler, 2 minuti e 20 al termine. Roberto Brunamonti fa passare il cronometro, ogni secondo si avvicina il momento in cui si può festeggiare il secondo scudetto, quello che già c'è sulle maglie e che nessuno riesce dunque quest'anno a strappare alla Buckler di Bologna. 70-60, 2 minuti e 7 secondi al termine. Scavolini in attacco, la bella per Costa a Rossi. Pierfilippo Rossi in entrata, cambio di mano, sbaglia la conclusione. Ma intanto vogliamo sottolineare anche i meriti di questa Scavolini, che ha lanciato in finale una serie di giocatori giovani che saranno una delle basi per il suo futuro nella prossima stagione, quando assieme a Bologna rappresenterà l'Italia nell'Euroclub. La Scavolini che ha creduto in un progetto di rinnovamento e lo ha portato avanti con successo, arrivando in finale. La Buckler che è stata costruita per vincere, una squadra con una panchina infinita, con giocatori di esperienza, e che assolve al suo compito
in questa bella serie di partite. Ormai c'è entusiasmo alle stelle, tutti in piedi, manca ancora 1:50 però alla conclusione dell'incontro. Buckler Bologna 72, Scavolini Pesaro 60, Danilovic in lunetta ha realizzato 32 punti, diventano 33 con questo tiro libero, 9 su 14 su azione, 15 su 20 dalla lunetta. I cambi, vediamo i cambi da entrambe le parti. Entra Giampiero Savio per l'applauso a Sasha Danilovic che va in panchina tra le ovazioni del pubblico di Bologna. Danilovic chiude questa serie con una media di quasi 30 punti partita, oggi 33, ne ha realizzati 33 costringendo gli avversari a fare di tutto per fermarlo. 15 falli subiti da Sasha Danilovic e tiri liberi per La Bella, realizza il primo, pronto ad entrare nella Buckler Russ Sceni. Buckler Bologna 73, Scavolini Pesaro 61, scudetto per Bologna, mancano ancora 107 secondi per la risposta finale certa. Moretti, ovviamente la Buckler deve solo tenere palla, la Scavolini per completare l'opera, ha messo in campo anche il numero 7, Enrico Gaeta, un ragazzo del 75 che probabilmente non ha mai visto campo in Serie A quest'anno, riceve sotto canestro, assist di Costa, l'errore di Gaeta, rimbalzo di Volpato che va a cercare la conclusione, c'è fallo di Binelli, entra Sceni, entra Russ Sceni, ancora 1:28 al termine dell'incontro. Buckler a Bologna 73, Scavolini Pesaro 61, finale scudetto decisa al quinto incontro, una serie lunghissima. Ricordiamo le semifinaliste Stefanel Trieste sconfitta dalla Scavolini e Glaxo Verona, protagoniste di tre incontri di semifinale anche molto belli, molto combattuti. Ora Fernando La Bella ha recuperato palla, va a cercare la conclusione sotto canestro, c'è ancora la voglia di combattere su questa palla contesa fra La Bella e Binelli, a 1:21 dalla sirena esce Binelli, 5 falli, Gus Binelli 10 punti realizzati. Ricordiamo i giocatori della Buckler, Bruna Monti 2 punti ma una gran partita, Danilovic 33, Coldevella 0, Savio 0, Moretti 5, Binelli 10, Morandotti 7, Carrera 5, Sceni 11, in panchina Damiano Brigo per la Scavolini Pesaro, 2 punti di Rossi, 3 di Gracis, 12 di Magnifico, 0 di Gaeta, 8 di La Bella, 0 Volpato, 23 Carton Mais, 6 Garrett, 2 Costa e 5 Bonaventuri. Scavolini che ha avuto il limite della panchina, dei cambi per poter reggere alla pari il confronto con Bologna, e si vede da chi ha in campo in questo momento. Fernando La Bella 22 anni, Enrico Gaeta ne ha 18, Volpato 20, Bonaventuri 20, Rossi 19. Ancora 1:12 alla conclusione sul punteggio di 73-63, purtroppo ovviamente è difficile seguire questo finale, non si riesce a vedere molto, va a segno Giampiero Savio, 75-63, 50 secondi ancora al termine, ci prova La Bella, poi lotta a rimbalzo, prevale Carrera, Bucci vorrebbe dare la soddisfazione di entrare in campo anche a Brigo, vedremo se ne avrà il tempo, Coldevella per Savio, il tiro dalla linea di 6:25 di Savio è fuori, il rimbalzo di Ario Costa per Fernando La Bella, ormai siamo al limite dell'invasione di campo, il canestro da 3 punti per Volpato, ancora 20 secondi da giocare, 75-66, il fallo di La Bella su Coldevella. Beh, attenzione, comunque questi ragazzini stanno giocando la partita, non è che stiano mollando nulla, questo è importante, è significativo, devono dimostrare di esserci e di crederci fino all'ultimo, anche se la situazione è difficile,
Mancano ancora 20 secondi, 75 a 66, 75 a 66 con Claudio Coldebella in lunetta, mentre c'è ovviamente aria di festa sulla panchina della Bacle, dove ci sono abbracci, baci, esplode Palazzo dello Sport. Coldebella ancora, cerchiamo di finire questo incontro, anche se ormai, ripetiamo, c'è più gente ai limiti del campo che in tribuna. Vedete, la Bella va, è andato prima a commettere anche un fallo di rabbia per cercare di fermare gli avversari. Comunque la Buckler lascia giocare la Scavolini, la Buckler ormai si sta cucendo lo scudetto. L'ultimo tiro è di Brigo, che va a realizzare dunque scudetto per Bologna, vittoria della Buckler sulla Scavolini di Pesaro 79 a 68, scudetto bis per la Buckler Bologna al termine di una splendida serie finale. Vediamo se riusciamo nella varaonda a cogliere qualche voce. Franco, a te la linea. Eccoci qua, e allora uno dei più grandi in assoluto, Walter Magnifico, sconfitto ma con la testa alta. Noi abbiamo fatto la nostra parte, abbiamo dato tutto quello che potevamo, la Virtus è una grande squadra. E i complimenti che ricevi anche dai tifosi della Virtus, che ti hanno tributato insieme a Kartelmeier sulla standing ovation, un'ovazione tutti in piedi, riconosce il grande merito della Scavolini, una stagione straordinaria. Io le ringrazio, la nostra squadra ringrazia tutti, ringraziamo soprattutto i nostri tifosi, grazie a loro siamo arrivati alla quinta, però non si può giocare, io ho sempre il rammarico di non aver giocato ad Army Park. Va bene, grazie allora Walter Magnifico, che continua a ricevere i complimenti da tutti gli sportivi virtusini. Ed ecco, con la Luxottica Cup che gli è stata consegnata da Leonardo Del Vecchio, Roberto Brunamonti, il capitano, 35 anni, inossidabile uomo e leader di questa formazione che fa bis tricolore, 12° scudetto della storia della Virtus. Onda per conquistare qualche drappo del vestiario del capitano. Noi cerchiamo di conservare l'incolumità e riuscire a completare il nostro servizio. È festa grande, emozioni e sentimenti ovviamente contrapposti, qui è festa grande. Pesaro osserva in silenzio, ma con la convinzione di aver fatto tutto il possibile, anzi di non aver potuto magari schierare il top del suo organico, vista la squalifica di McLeod in questi ultimi atti della finale tricolore. C'è la festa ora del presidente Cazzola, dei dirigenti Achille Canna, l'allenatore Bucci, i suoi assistenti. È una mischia gigantesca quella che si è accesa ora al centro del campo, e purtroppo le forze dell'ordine non riescono a tenere a freno l'entusiasmo dei virtusini. Vediamo, ecco, di recuperare il capitano Brunamonti. Eccolo qui, piano, ecco qua. Allora Brunamonti, una parola su questa vittoria, che anche è la tua vittoria ma è la vittoria del vostro complesso. Certo, certo, se non riesco a parlare la scusa, tanto. È stato letteralmente denudato il capitano, e viene portato a forza fuori dalla forza pubblica per salvarlo letteralmente dall'abbraccio dei suoi tifosi. Ancora immagini della festa che ci vengono proposte dal regista Pasquale Saraceno. Nell'intervallo abbiamo proposto alcune immagini che il collega Mimmo Fusco, con il montaggio di Fabrizio Cicconi, ci aveva offerto dopo l'Open con i Phoenix Suns, ma ora ci prepariamo a vedere anche un ultimo omaggio a queste due grandi protagoniste, alla Virtus campione d'Italia e alla Victoria Libertas Scavolini Pesaro. 200 minuti per assegnare lo scudetto 93-94, la Luxottica Cup, campionato numero 72 di basket. Abbiamo preparato con Fabiola Mosciatti, con il montaggio di Giorgio Costanzo,
alcune immagini delle quattro precedenti partite che hanno portato a questo ultimo atto. Ed ecco allora le note di Mariah Carey che ci accompagnano